Giocavo in Piazzale Libia, in fondo a Via Cadore dove abitavo, ed era il posto che preferivo. E lì poi sempre mi vedevo con i fratelli Abbado, Claudio, il direttore, vero? Ma anche Gabriele, anzi forse ancora di più, e altri amici, Gianfranco Magrini, Guido Macchi. Ah, ecco, ricordo che io ero detto Guido Grande perché Guido Macchia era Guido Piccolo. Per me Milano è stata molto importante proprio per avermi introdotto nel mondo della pubblicità e anche dell'editoria. Ero un frequentatore attivissimo di Via Spiga numero uno, dove è nata la rivista lì, Linus, sì, proprio Linus, quella che è stata la mia rivista per molti anni. Io ho disegnato i miei primi fumetti, Valentina è nata proprio su Linus, precisamente nel numero 2 di Linus, diretto da Giovanni Gandini e Ranieri Carano, che sono tuttora miei grandi amici. Insomma, io, beh, non sono così milanese da amare qualunque cosa sia di Milano, ma d'altra parte non vedo niente che sia contro, insomma, ecco. Vorrei aggiungere che Milano è la più brutta città d'Italia. Sì, questo l'ho sempre pensato. Che mi è molto simpatica perché io ho un vero attaccamento affettivo per Milano, ma Milano è brutta. Purtroppo, appunto, muovendomi poco, conosco anche poco l'Italia, scusa. E sono andato in Sicilia proprio per vedere la Sicilia. Insomma, Milano è proprio la più brutta. Ma questo non lo dico con disprezzo, ma anzi, è un brutto bello. sì, che fa sì che ci si trovi bene, insomma, perché in fondo non si vive di bellezza architettonica. Io non ho mai sperato di vivere nella grandiosità dei monumenti. E allora dovrei citare prima Firenze. Firenze è meravigliosa, Pisa, Siena e così, la Toscana, insomma, in generale è forse la regione più bella d'Italia. Ecco, Milano è brutta perché manca di un fiume, secondo me, perché tutte le città del mondo sono abbellite dai fiumi, no? Perfino Torino, che non è forse una città meravigliosa, però c'è pur sempre il Po, insomma, allora, e questo manca molto a Milano, sì, un corso d'acqua, sì. Sì, no, perché effettivamente io sono abbastanza attaccato alla vita cittadina, cittadina. Non tanto provinciale, ecco, io non vorrei andare a vivere a Siena, per esempio, che è meravigliosa, ma mi piace andarci qualche volta, insomma, ma non viverci.